Nuova pausa pranzo, nuova pausa remix. Nel remix di oggi vedremo due video che fanno parte della mia rubrichetta personale, la sicilianità. Buonasera a tutti, amici miei. È venerdì, sono le 17, quindi è arrivato il momento della rubrica la sicilianità. Siccome vi piace davvero molto, oggi mi ritrasformo nel solito dizionario del siciliano, quindi vedremo da una parte la parola in italiano e dall'altra parte la parola in dialetto siciliano e ve la inserisco al solito in una frase. Cominciamo! Passiamo quest'oggi alla lettera B. Ma mi stai prendendo in giro? Ma stai babbiando? No, non è da questa parte, è dall'altra parte. Non è Ica, è dello Ciabanna. Togli questo ostacolo che non riesco a passare. Leva sto briglio che non posso passare. Sai, Piero mi ha regalato un bel gioiello. Sai, Piero mi ha cattato un bello brillocco. Riesci ad aprirmi questo barattolo? Oh, ma io apro sta boatta. Sì, ha davvero sette bellezze. Sì, ave sette bellezze. Mamma mia, piove così tanto che sembra stia buttando l'acqua con i secchi. Mamma mia, chiovo così assai che sta ittando l'acqua che bagghiola. Fatemi sapere quale di queste parole avevate già sentito e ci vediamo alle 18 in live qui su TikTok. Un abbraccio e buon weekend! Buonasera a tutti amici, è sabato, sono le 17, quindi è il momento, non era sabato, era venerdì, avete ragione, ma ieri non sono riuscita a fare la rubrichetta, ma voglio recuperare oggi. Vi vorrei parlare di un detto particolarmente noto in Sicilia, ma credo conosciuto in tutto il mondo, che è il seguente: non dire mai d'st'acqua non ne bivo. Vediamo insieme cosa significa. Allora, tradotto letteralmente, c'è così vento che sembra di essere a Mykonos, ma purtroppo non sono a Mykonos, sono a casa. Stavo dicendo, questo detto, letteralmente tradotto, significa non dire mai di quest'acqua non ne bevo e ci insegna a non dire non farò mai questa cosa, non dirò mai questa cosa o non mi accadrà mai questa cosa, poiché non potendo prevedere il futuro, noi non possiamo sapere cosa potrebbe accaderci e come noi reagiremmo ad un'ipotetica situazione che non abbiamo ancora vissuto. Noi siciliani lo utilizziamo anche per indicare persone con le quali non avremmo mai pensato di avere a che fare, ma con le quali poi inevitabilmente finiamo per avere rapporti. Fatemi sapere se avevate mai sentito questo detto, ma sicuramente sì, nella versione italiana, e scrivetemelo nei commenti. Vi abbraccio e spero di risentirci presto con grandi novità. Buon weekend a tutti e un bacione! A domani!